Bene, ora invito la staffa, ecco, il nostro Sergio Leonardi, a porgere delle domande velocissime con risposte altrettanto velocissime al nostro mister e poi al presidente. Buonasera a tutti voi, vi presento Natale Serafino, che è il timoniere di questa squadra. Proviene dallo Sporting Battiati, dove ha raggiunto nelle ultime due stagioni i playoff. Sto tentando di assemblare questa squadra, un mix tra vecchi giocatori, giovani e vecchi nicosiani, e soprattutto ha portato 6 nuovi acquisti che sono tutti giocatori di valore. Allora chiedo al mister quali sono gli obiettivi di questa stagione. Buonasera a tutti, intanto volevo fare una premessa che è quella più importante. Ringrazio il presidente Enzo Campione per avermi dato la possibilità di venire qui ad allenare Nicosia. Solo così ho potuto conoscere questo paese, le persone che abitano in questo paese, e che per uno come me che viene dalla città, io sono di Catania, vi devo dire che non avete niente da invidiare a nessuno. Io ho girato molti paesi e qua non avete niente da invidiare. Gli obiettivi della società sono quelli di fare un campionato tranquillo, di valorizzare i nostri giovani che sono qua. Volevo fare una correzione al nostro assessore, mi auguro che così, manca un giovane che è un nicosiano, Giuseppe Bruno, 95 nella rosa. Un campionato tranquillo, con qualche soddisfazione, abbiamo 5 derby da giocare. Cosa augura a questa squadra e soprattutto cosa, non dico promettere, ma cosa può dire alla nostra cittadinanza? Giuseppe Bruno, allora mi auguro che i derby che si faranno, Leonfortese, Gira, San Sebastiano e Troina, saranno prima di tutto una festa di sport. Questa è una premessa a prescindere dal risultato. È naturale che la città, noi, io come allenatore, la società, ci teniamo a vincere, però alla fine a me hanno sempre detto che quello che è il giudice è il campo. Lavorando e facendo sacrifici sicuramente qualche risultato importante si farà. Ringraziamo Natale Serafino e chiamerei accanto a me il presidente Enzo Campione. Squadra dalla terza alla seconda, prima categoria, finalmente dopo 10 anni riapproviamo in promozione. Questo è un patrimonio di tutta la città, questa squadra è un patrimonio di tutti, appartiene a tutti. Presidente, cosa si sente di dire a tutti quanti e soprattutto quali sono i suoi obiettivi? Allora, intanto buonasera a tutti. Lasciatelo dire, Nicosia è finalmente in promozione. Dopo tanti anni arriviamo in questa categoria e credo che il paese merita, e forse non solo, anche di più. Però per il di più per ora sarà valutato anche più avanti. Anche perché per ora sono d'accordo anche con l'allenatore. E lì ci stare tranquilli, con i piedi per terra, siamo una neopromossa e perciò ci dobbiamo confrontare con un girone che non è certamente facile e sarà molto impegnativo. Io penso che questa società ha allestito una squadra che per ora possiamo ambire a una salvezza tranquilla, diciamo. Anche se io magari all'inizio mi sono già espresso che voglio qualcosa di più, posso anche dire che Nicosia merita forse non solo la promozione ma anche l'eccellenza, e su questo voglio, no? c'è un progetto, diciamo, a monte che si cercherà di sensibilizzare anche tutto il paese. Io dico che la squadra della Nicosia è un patrimonio di questo paese e quindi
come tutti i patrimoni, credo che va valorizzata e va tutelata. Grazie. Ringraziamo tutti coloro che sono intervenuti questa sera e vi ricordiamo che occorre contribuire per dare un valore a questa squadra e per portare avanti questo che è un patrimonio di tutta la città. Vi invitiamo a sottoscrivere gli abbonamenti, che sono soprattutto una questione di fiducia verso questa squadra e verso questa società, verso dei dirigenti che stanno facendo dei sacrifici enormi, che hanno portato dei giocatori validi, e speriamo che tutti voi vogliate contribuire al più presto. Grazie a tutti voi. Vorrei aggiungere, intanto vedete là in fondo una macchina messa a sorteggio appunto per quanti contribuiranno comprando i biglietti. Dobbiamo capire, capiamo tutti quanti, che la squadra c'è perché c'è il sacrificio di chi mette mano alla propria tasca e poi degli sponsor, ma di tutti quanti noi, tutta la città. Siamo chiamati tutti quanti a contribuire, non solo per la squadra ma per altro, perché in fondo le finanze pubbliche sono ridotte all'osso, al lumicino, e lo saranno sempre di più. Quindi se vogliamo che una realtà possa crescere dobbiamo collaborare tutti quanti. Io ho due sogni, uno, quello vero e importante, appunto, che il Nicosia possa salire ancora di più, conquistare e raggiungere l'eccellenza. Sarebbe una cosa perlomeno per ora è un'utopia, però un sogno, ma potremmo farcela. Poi ho un sogno più piccolo, che è quello, vorrei tagliare i capelli al nostro presidente. Auguri presidente! Siete voi responsabili, dobbiamo raggiungere l'eccellenza per raggiungere un obiettivo, tagliare i capelli al Presidente. Vi auguro buona estate e ci vediamo ai prossimi appuntamenti. Godiamoci Atmosfera Blu con Anna e Giuseppe. Grazie, buona serata.